entriamo al negozio. Buongiorno, signorina. Che occhiali carini che ha. È qui per l'acquisto del nuovo iPhone 150 Pro. Signorina, qualcosa non va? No, aspetta, non è possibile, non è possibile, Sara. Questo deve essere un sogno. Non sei vero, non sei vero. Non è possibile. Sei un alieno? Certo che sono un alieno. Che fastidio queste mosche spaziali. Via, via. Ecco qui il nuovo iPhone. Si installa nella porta USB Omega che sta alla base del cranio. È un'interfaccia per collegare tutti i device di ultima generazione. Lei deve essere uno degli ultimi lotti di terrestri scongelati. Sì, voi siete in tanti. Adesso cerco le sue specifiche biologiche nel database. Mi dia il braccio che le scannerizzo il DNA e risalgo i suoi dati. Lei è un terrestre modello V3R, ibernato nel 2022. Vedo che lei non ha eseguito alcun upgrade cibernetico. Non può collegare il nuovo iPhone. Devo cercare l'ultimo modello di iPhone compatibile con il suo sistema operativo obsoleto. Vediamo cosa riesco a trovare. Eccolo qui, trovato. iPhone 90 GS. Questo cellulare è olografico. Quindi questo è un grandissimo passo Questa tecnologia è già obsoleta. Si usa più o meno come quelli della sua epoca, con l'eccezione che non ha bisogno della ricarica della batteria, perché si rigenera usando la corrente prodotta dal corpo umano. Naturalmente è ricondizionato. Costa 230 monete spaziali, diciamo circa 1900 euro dei soldi terrestri. Vuole dare in permuta il suo vecchio iPhone 14? Lo sa che archeologia informatica vale un sacco di soldi. Il suo iPhone è valutato 10.000 euro. Deve però andare nella filiale della Banca Galattica al piano 17 e aprire un conto. Dopodiché lei torni qui e accrediterò la differenza sul suo conto. Bene, allora l'aspetto. Intanto le configuro il suo nuovo iPhone 90 GS. Le auguro una felice giornata.